Siamo a Cento, in provincia di Ferrara. Mi sono candidato per amore della FIM. Sono delegata della FIM. Maffini Christian. E lavoro all'Electrolux di Forlì. Federico Franco. Francesca Cortesi. Mi chiamo Gaetano Novellese. Sono Alzado Riccardo. Io sono Hassan, delegato FIM RSO Cometes. Mi chiamo Antonio Maiorano. Siamo davanti alla Motori Minarelli, gruppo Yamaha. Io collaudo gli scooter. Reggio Emilia, una città che è conosciuta in Italia come la città del tricolore ed è un simbolo di cui oggi noi dovremmo recuperare pienamente il valore, perché è un momento storico questo in cui veramente partire da posizioni diverse per trovare un obiettivo comune diventa più che mai importante. Se dovessi parlare della storia della FIM Reggio Emilia, devo parlare di una storia di belle persone, impegnate. Ed è una CISL che opera in un territorio dove è fatica far passare le proprie idee, le proprie visioni rispetto al lavoro, le proprie visioni rispetto alla società. Storie di passione, storie di volontariato, di disponibilità ai più deboli. Pippo Morelli è il fautore delle 150 ore, cioè una figura comunque importante per lo sviluppo della contrattazione metalmeccanica, per il tipo di visione che aveva del sindacato. La FIM era non c'era, non viveva qui in questa azienda. Eravamo 4 iscritti, mi sono candidato, ho vinto e oggi siamo poco meno di 50 iscritti. Mio padre era delegato e il suo segretario mi chiese se avevo voglia di cominciare a portare dentro Baltur un'altra realtà, un altro modo di far sindacato. All'epoca Baltur era una piccola Stalingrado, tutti rossi, tutti compagni, tutti FIO. In FIM c'era mia sorella che era delegata qui all'Electrolux da anni e mi ricordo che mi disse: io sono nella FIM perché in questo sindacato e soprattutto nella FIM ho la possibilità di dire il mio parere e viene preso in considerazione. Con la CISL, quando facciamo i direttivi, ognuno può dire liberamente la sua opinione. La libertà di esprimersi, anche se non è d'accordo con i suoi superiori, succede spesso. Cioè, far capire alla mia famiglia l'iscrizione alla FIM è stata una cosa abbastanza pesante dall'inizio, perché mio papà è dirigente CGL. Ero un iscritto della FIOM. La FIOM purtroppo ha sempre creato problemi qui alle Euricambi, anche all'azienda stessa, nonché noi lavoratori. Il mio avvicinamento alla FIM è dovuto a due grandi colleghi, uno tuttora segretario della FIM Parma, l'altro mio attuale collega ancora. La FIM era il sindacato per affinità più vicino, in famiglia comunque già erano nella CISL, in altri settori. E la FIM c'era questo signor Andrea Vignali, ecco, io mi è piaciuto come raccontava, come ci faceva, ci illustrava i veri problemi che dovevamo affrontare in questa azienda e mi è piaciuto molto. E per questo quel giorno lì ho buttato la tessera della FIOM e mi sono iscritto alla FIM. Vedere l'azienda come bene comune, in cui tutti partecipano per la fetta che gli compete, perciò non più una visione piramidale di quello che era l'azienda. Guardare ai casi reali delle persone, alla vita vera delle persone. Insomma, si cerca di lavorare tutti insieme perché tutti insieme abbiamo bisogno di lavorare. La FIM Ferrari è composta da tutti i neodelegati. I vecchi delegati fanno parte delle altre confederazioni sindacali e dentro la nostra azienda noi ci distinguiamo appunto per questo, perché non siamo più legati a quelle logiche del passato in cui si decideva di fare qualcosa in cambio di altro. Io
Vengo dal Marocco circa 25 anni fa. Sono cresciuto in Germania. Quando ero al liceo facevo rappresentante di classe, sto parlando quando ero a scuola nel mio paese. Per cui ho detto, perché non provo anche nel mondo del lavoro a fare questo? Ero venuto qua in Italia per fare 2 settimane di ferie e dopo sono diventati degli anni. Ho conosciuto la mia dolce metà, ho un figlio di 21 anni. Cercare di parlare con le persone anche nelle macchinette del caffè, nelle ore di pausa, anche se non sono, come si dice, permettetemi questa parola, della nostra parrocchia, per dire, io cerco di ascoltare tutti. Diciamo che è considerato, tra virgolette, il sindacato con la quale si può contrattare e discutere. E dicevo ai miei colleghi, vuoi fare un corso di formazione? Rimanevano un po' stupiti, ma a spese dell'azienda durante l'ora di lavoro. Sembrava che gli avessi raccontato, e invece alla fine, pian pianino, impara e metti da parte. Faccio sempre semplice il gesto, come lavoratore, azienda, è un ingranaggio come noi produciamo e lavorano insieme. E tutti quando vedono il sindacato pensano solamente leghiamoci ai cancelli, protestiamo. No, bisogna anche essere propositivi. C'è un tempo per arrabbiarsi, un tempo per calmarsi e ricostruire. E la fine è così. È vero. Il problema è che la tassazione è veramente molto elevata. E noi, abbassandoci anche lo stipendio della metà, non riusciremo a essere competitivi con la Polonia o quant'altro. Vogliamo svegliare chi in Italia deve fare in modo che il lavoro resti in Italia. È stato chiesto di andare a aiutare dei lavoratori che praticamente sono molto lontani da quello che vivo io tutti i giorni. Sono delle persone laureate, delle persone che lavorano in ufficio. Io gli ho insegnato a protestare. Hanno fatto il loro primo striscione, è stato come vedere un bambino che iniziava a camminare. Tutti laureati pensavano di essere al di sopra di queste cose e invece si sono resi conto che la crisi è democratica e prende tutti. Non c'è più, ma il mio papà era... È stato iscritto tutta la vita alla FIOM, è stato delegato FIOM a Pomigliano d'Arco. È motivo d'orgoglio quando sono stato eletto delegato FIM. Mio padre ha fatto la tessera CISL. Mio papà è scomparso qualche mese fa e ho trovato la sua tessera nel suo portafoglio, non sapevo nulla di questo. Mia mamma mi ha raccontato che da quando fui eletto cambiò sponda guardando me, la passione e le mie ragioni di essere un delegato FIM. Questo tutti i giorni mi dà uno stimolo e una forza pazzesca.